Ancondorica contro Ponte Sasso, una sfida sulla carta molto molto complicata per la formazione anconetana che seguiamo per la terza volta in questa stagione nel suo campo, il campo di casa quest'anno a Candia, con la formazione stile Napoli militare, la squadra dorica che da qualche settimana ormai è allenata dal tecnico Maurizio Boccolini. C'è una salvezza da conquistare, possibilmente passando attraverso i play-out. La salvezza diretta è ormai matematicamente impossibile, ma c'è da evitare assolutamente la penultima posizione e ovviamente anche l'ultima in questo momento occupata rispettivamente dai Portuali e dalla Virtus Castelvecchio per andare a giocare verosimilmente il play-out contro il Pietra la Croce. Questa partita è contro una formazione, il Ponte Sasso appunto, che invece cerca di conquistare i play-off, una delle formazioni della prima metà di classifica, quindi sulla carta molto molto complicata per appunto i ragazzi mister Maurizio Boccolini. Questo l'11 che avete letto poc'anzi in grafica dell'Ancondorica, con Giacchetti fra i pali, poi Pallaver con il 2, Pollini con il 3, Caimi 4, Capitan Giannini con il 5, Maggi con il 6, Solitz con il 7, Carnevali 8, Maiorano 9, 10 Peruzzini e 11 Boccolini. E proprio mentre stiamo leggendo la formazione ancondorica, c'è questa rocambolesca azione della formazione di casa che porta al vantaggio alla rete dell'1-0, siglato dal numero 8 Francesco Dionisio Carnevali. Vedete tutta la sua esultanza per un gol però veramente allucinante per quanto ha saputo combinare in termini di pasticcio la retroguardia avversaria. Rinvio, rimpallo, il pallone che rimbalza dentro l'area di rigore, il portiere però non calcola bene il rimbalzo, a quel punto il pallone resta lì e l'ancondorica ne approfitta in seconda battuta per andare a segnare a porta vuota. 1-0 quindi Ancondorica, che parte bene grazie insomma anche ad un erroraccio degli avversari, ma insomma poco conta, l'importante è essere avanti di una rete. Dicevamo le formazioni per quanto riguarda gli ospiti: 1 Capoccia, 2 Paterniani, 3 Nataloni, 4 Mandolini, 5 Polverari, il capitano, 6 Manoni, 7 Busini, 8 Girolametti, il numero 9 è Cardaccia, numero 10 Giovannelli, il numero 11 Sbrega. Allenatore giocatore con la maglia 17 per il momento, siede in panchina, è Lorenzo Togni. Seguiamo la replica appunto da parte del Ponte Sasso, che era partito meglio come avete visto nelle prime immagini, con un paio di azioni sul centro-destra d'attacco. Ora usufruisce di un corner la formazione quest'oggi in divisa giallo-rossa, grande mucchio al limite dell'area, poi tutti dentro l'area di rigore, cross tagliato interessante, colpisce di testa il capitano Andrea Polverari, pallone però che termina fuori per fortuna dell'Ancondorica. Si va risistemando ora la retroguardia anconetana, c'era stato anche un fallo evidentemente perché l'arbitro va a indicare un punto diverso dall'area piccola. Punizione effettuata dal portiere Edoardo Giacchetti, classe 93, lancio molto lungo, ben indirizzato verso Boccolini, la spizzata nel tentativo di servire il taglio di un compagno, pallone però che scivola via troppo lungo per la rincorsa di Maiorano, rimessa laterale sulla sinistra, gran movimento da parte di tutti i giocatori dorici. Pallone sulla fascia sinistra, Boccolini prova un dribbling, viene fermato, ancora resta in zona d'attacco l'Ancondorica. Rimessa laterale sul fronte sinistro offensivo dell'Ancondorica, pallone in mezzo all'area, buono lo stop e girata da parte di Boccolini, l'attaccante in maglia numero 11 dell'Ancondorica, classe 90. Ottima la replica però anche da parte di Gianluca Capoccia, il portiere del Ponte Sasso, che non si fa sorprendere. Pochi passi avanti rispetto alla linea di porta, gran bella giocata però d'applausi da parte di Boccolini. Ora Ancondorica che si difende, prova a ripartire, pallone riguadagnato subito dal centrocampo ospite, il pallone smistato sulla destra da Simone Girolametti, ancora buona interdizione da parte dei dorici, non riescono però a colpire di rimessa, qua forse, anzi probabilmente c'era un fallo netto su un giocatore dorico, tentativo di ripartenza nuovamente dell'Ancondorica, azione insistita, buono l'assist sulla sinistra, cross sul secondo palo, sponda, bella azione questa da parte dell'Ancondorica, Maiorano il suo pallonetto e un assist per Boccolini, proprio lui va a tramutare in rete questo pallonetto delizioso di Maiorano, l'esultanza giustificata da parte del numero 11 degli anconetani. Ancondorica 2 Ponte Sasso 0, fin qui pronostici assolutamente smentiti, gran bella azione però questa da parte dell'Ancondorica, Maiorano forse aveva provato il tiro, fatto sta che il suo pallone si tramuta in assist per Boccolini, a portiere scavalcato, deve solo spingere in fondo al sacco il numero 11 degli anconetani. Allora Ancondorica 2 Ponte Sasso 0, molto bene fin qui la formazione di Maurizio Boccolini.
C'è ancora però parecchio da giocare, siamo nella parte finale di primo tempo. Ponte Sasso sempre molto sbadato col pallone fra i piedi nella propria metà campo. Qua prova a ripartire Soliz, la sua rapidità mette pressione all'avversario, permette alla Condorica per un istante di guadagnare il pallone. Poi un lancio lunghissimo si tramuta in assist sulla sinistra per il numero 7 Busini, la sua giocata, ancora Busini, palla sull'esterno, cross interessante nel cuore dell'area, non è finita, brividi per l'Ancondorica, dribbling destro e deviazione proprio del numero 7 Busini sulla giocata, vedete al replay, perfetta da parte del compagno Diego Giovannelli, colui che aveva iniziato al meglio questa offensiva del Ponte Sasso, Matteo Busini la va anche a finalizzare. Ora trema nuovamente l'Ancondorica, attenzione a questa entrata di Giannini all'interno dell'area di rigore, poteva starci il penalty. Contro l'Ancondorica protestano i giocatori del Ponte Sasso, se la cava però la formazione dorica con il duplice fischio che manda le squadre all'intervallo. Vedete mani fra i capelli da parte della panchina del Ponte Sasso perché volevano un rigore che forse ci poteva stare. Entrata da parte di Giannini, l'arbitro ha lasciato correre con le immagini, con il nostro maxi montaggio. Passiamo al secondo tempo, si riprende ovviamente dal 2-1, lancio lungo, scivola un difensore, situazione interessante per l'Ancondorica, pallone sul secondo palo, ancora lui, ancora Boccolini è lì a farsi trovare pronto sull'assist di un compagno, di nuovo più 2, doppietta personale per Boccolini, 3-1 dell'Ancondorica. Meglio non poteva iniziare il secondo tempo, l'assist delizioso questa volta è di Francesco Carnevali, praticamente azione fotocopia ma in versione rasoterra rispetto al momentaneo 2-0 sul secondo palo. Boccolini c'è sempre però, 3-1 dopo aver subito la rete che ha dimezzato il vantaggio dell'Ancondorica nella ripresa, quindi ha rimesso subito il turbo e allora i giocatori con la maglia giallo-rossa devono battere nuovamente dal centro del campo e cercare di rimontare le due reti di svantaggio. Calcio d'inizio dopo il gol subito effettuato dal Ponte Sasso, pallone lungo, fa buona guardia Giannini, poi il pallone nella metà campo guadagnato da un intraprendente Carnevali, sguscia via, lancio lungo ancora per Boccolini, stavolta la sua rincorsa parte un attimo in ritardo e allora il portiere avversario, si tratta di Capocia, può uscire, far suo il cuoio. Ancondorica che lavora bene in interdizione, poi rilancia l'azione più rapidamente che può o con verticalizzazione improvviso o con azioni individuali, fatto sta che questa è l'arma soprattutto forte del doppio vantaggio che sta sfruttando maggiormente la squadra del tecnico Maurizio Boccolini. A proposito di allenatori in campo, come vedete in questa circostanza nel Ponte Sasso c'è il numero 17 Lorenzo Togni, allenatore giocatore che scatta sul filo del fuorigioco in posizione però regolare, arriva davanti a Giacchetti, cade a terra, le immagini dalla nostra posizione danno l'illusione del rigore, invece l'arbitro vede benissimo e va a ammonire per simulazione lo stesso Togni, che con la testa, come avete visto dalle immagini, fa segno di aver accettato la decisione del fischietto del direttore di gara e quindi di fatto ha confermato la tesi del direttore di gara, ovvero quella della simulazione. Ci ha provato Lorenzo Togni ma poi ha sportivamente in seconda battuta ammesso il tranello. Qua c'è un altro pallone interessante che arriva da una fascia quella destra verso il secondo palo, Maiorano non riesce a indirizzare verso la porta, mentre c'è un cambio, entra nell'Ancondorica il numero 17 Armando Francone, forze fresche per l'Ancondorica che usufruisce di questo calcio di punizione. Proprio Francone prova questo gran destro dalla distanza, brivido per Capocia, primo pallone toccato e subito pericoloso Francone. Altra sostituzione dentro Iman Giampaoli, maglia numero 13, si copre anche un po' mister Boccolini, mentre c'è una punizione da mattonella interessante per il Ponte Sasso, calcia con il sinistro tagliato il numero 9 Alessandro Cardaccia, ma Giacchetti si fa trovare assolutamente al posto giusto, al momento giusto, non fa correre pericoli l'Ancondorica. Sempre 3-1, ci avviciniamo alla parte finale del match, ultimo quarto d'ora più recupero della partita. Salta Maiorano, pallone che resta lì, verticalizza male però in questo caso Michele Maggi, pallone direttamente fra le braccia di Capoccia che rilancia l'azione sulla sinistra, l'appoggio per Davide Nataloni, sale il terzino sinistro del Ponte Sasso, guadagna molti metri, pallone in mezzo, un po' nel nulla, sfera perché però rimane fra i piedi di giallorossi. Poi il migliore del Ponte Sasso, si tratta di Busini che prova
a dare luce ad una nuova offensiva del Ponte Sasso. Pallone che alla fine termina alto sopra la traversa. Cambia anche per il Ponte Sasso, dentro il numero 18 Ivan Morbidelli. Qua seguiamo questo corner interessante che però dà luogo ad un contropiede dell'Ancondorica. Boccolini difende bene il pallone, una cosa che sa far molto bene. Guadagna un calcio di punizione. Poi c'è il numero l'allenatore, scusate, dell'Ancondorica che protesta, Maurizio Boccolini, e come si intravede dall'immagine precedente e si capisce bene da questa, Maurizio Boccolini viene allontanato evidentemente da buon padre, non ha digerito l'entrata dura su suo figlio Roberto, viene allontanato quindi mister Boccolini. Ancora partita un po' spigolosa in questo frangente, pallone che viene riguadagnato dal Ponte Sasso, verticalizzazione, brivido, pallone in area, salva tutto con un po' di affanno la difesa dell'Ancondorica. Il pallone viene allontanato in extremis, in fallo laterale. Altro cambio per il Ponte Sasso, dentro Simone Silvestrini. Chiude nella propria metà campo la squadra anconetana, l'11 ospite. Qua c'è un colpo di testa che va a colpire la traversa. L'inzuccata da parte di Marco Manoni, se non andiamo errati. Anzi no, era Andrea Polverari. Brivido per l'Ancondorica, la traversa che ha negato il 3-2 al Ponte Sasso. Comunque sta andando in forcing la squadra di Lorenzo Togni. L'Ancondorica soffre ma tiene il più 2. In area cadono un po' troppo facilmente i giocatori del Ponte Sasso, come in questo caso. L'arbitro lascia correre, poteva starci anche il giallo. Questa volta è più generoso il fischietto del match. Giacchetti blocca il pallone, rilancia lunghissimo ancora una volta. Il pallone diventa buono per Maiorano sullo svarione difensivo avversario. Maiorano, l'assist per Boccolini, può calare il tris, Boccolini in rete! 4-1 Ancondorica, tripletta Boccolini. L'hat-trick che gli permetterà di portare il pallone a casa come in Inghilterra. Ma soprattutto permette all'Ancondorica di certificare 3 punti pesantissimi nella rincorsa alla salvezza. L'esultanza di Boccolini. Mentre c'è anche un'ultima sostituzione per l'Ancondorica, esce Soliz, molto buona la sua prova, al suo posto Lorenzo Boria, classe 93. Siamo agli sgoccioli della partita, l'Ancondorica ormai può dirsi certa della vittoria. Ponte Sasso prova a portarsi per l'ultima volta in avanti, ma spazza via la difesa degli anconetani. E arriva proprio adesso il triplice fischio che sancisce quindi il successo di Capitan Giannini. Primo piano su di lui e dei suoi compagni, tripletta di Boccolini. Prima c'era stato il gol di Carnevali che aveva aperto le danze. Ottima Ancondorica contro una formazione di ottima classifica. Sono 3 punti davvero davvero importanti. Il punteggio, diciamo, non rispecchia veramente la partita, perché loro sono una squadra forte e abbiamo ribattuto colpo su colpo, siamo stati bravi a sfruttare le occasioni che ci siamo creati in contropiede, è stato qui la chiave della partita. Comunque faccio i complimenti a questa squadra che veramente sono giovani, ma poi lottano tutti con la stessa voglia di raggiungere questo obiettivo. Ripeto, peccato che il campionato sta finendo, se poteva fare qualcosa prima, probabilmente giocando come a Ostra o a Montemarciano abbiamo giocato alla pari, e questo vuol dire che i ragazzi ci credono, ci crediamo tutti. Mio figlio, ripeto, è andato bene, ripeto, anche sabato, forse agli ultimi minuti, se scartava, riusciva a scartare il portiere, avevamo portato via una vittoria meritata, meritata veramente, però ripeto, mio figlio, se gli si dà le palle nei piedi, le butta dentro. Più a dargliele, e questo è il fatto. Adesso abbiamo cominciato a muoverci bene, un po' tutti, ripeto. È bene che ce l'ho io questo campioncino in casa. Dobbiamo continuare così, 4 partite al termine. È stato fondamentale, 3 punti adesso, fondamentale anche se hanno vinto le dirette concorrenti. Basta immaginare se avessimo perso. Sarebbe stato molto molto peggio. Poi adesso concentrati, andiamo a giocare a Gugliano, vediamo un po'. Comunque si parte sicuramente dalla grinta, lottare su tutti i palloni, poi parla il campo. Abbiamo sbagliato pochissimo, si è messa bene il primo tempo, primo tiro, gol, poi abbiamo fatto un bel contropiede, una bella azione, l'abbiamo messa dentro. Peccato per la disattenzione al fine primo tempo, che spesso le paghiamo. Invece siamo stati bravi, abbiamo segnato subito il secondo tempo
E dopo si è messa nella carreggiata giusta, abbiamo sofferto poi anche poco, abbiamo un punto sopra sotto il piede della croce, cerchiamo di scavalcarli, stando attenti però che i portuali sono lì, sono a 5 punti, sai, ne perdi una, loro vincono, sono a 2 punti, non è bella, non è bella per niente, adesso tutto però dipende da noi, perché i playout siamo 5 punti dai portuali, quindi dipende da noi. Sono contento personalmente per i gol, però in realtà conta poco, cioè metterei la firma per non segnare mai le prossime 4 partite e portare a casa i punti, quello è l'importante. La dedico ai ragazzi, perché a me e ai ragazzi, perché ce lo siamo meritati, cioè stiamo lavorando bene e sai, lavorare in settimana e poi non raccogliere il sabato è dura, cioè è dura ripresentarsi il lunedì e continuare con un'altra testa per ripreparare la partita di sabato prossimo, e quindi ce lo siamo meritati e bravi.